Siamo tornati a Palazzo Ducale per fare un attimino il punto della situazione sulla quarta edizione della Biennale d'Arte Contemporanea alle Latitudini dell'Arte. Ideatrice e curatrice di questa rassegna, l'artista Virginia Monteverde, che adesso andiamo a cercare. Venite con me. Ed eccola qua che l'abbiamo trovata, la nostra Virginia Monteverde. Nascosta. Ben ritrovata, ti avevamo promesso che saremmo tornati, quindi ben degli aggiornamenti. Anche grazie a te. Grazie. Tra l'altro lo dicevo prima, no? In segreto, che il vostro primo intervento è stato fantastico, per cui sono molto felice di vedervi oggi a mostra completamente allestita. Guarda, bellissima, a tratti ipnotica. Cioè, non veramente ci sarebbe da passarci delle giornate intere. Beh, puoi sempre tornare. Ma torno. Due pezzi per volta. Raccontaci un po' allora. Ma sì, allora, devo dire che la mostra sta andando molto bene. Sei soddisfatta? Sì, sono molto soddisfatta perché diciamo che chi viene a visitare la mostra... Poi alla fine, al di là dei complimenti che troviamo scritti anche sul libro firme, però è veramente contento, tanto che poi torna e certo. Torna con qualcun altro portando amici, e questo vuol dire che funziona. Insomma, è stato un bell'impegno, tanta fatica, però ne è valsa la pena. Sì, sì, vale sempre la pena. Quando parliamo di arte contemporanea, brava, vale sempre la pena. Allora, la mostra andrà avanti fino? Allora, la mostra andrà avanti fino al 31 di agosto, quindi il 31 compreso, e poi, ahimè, il primo cominciamo a disallestire. Però, insomma, c'è ancora tempo per poter visitare la mostra anche il 15 di agosto, per cui noi saremo qui per chi viene a Genova, esatto, a visitare la nostra città, ma anche per i nostri genovesi che saranno qui in città e hanno voglia magari di vedere cose nuove. Certo, e so già che dal 1 settembre sei già all'opera per un altro. Sì, no, mai fermarsi, anche perché comunque è sempre uno stimolo, uno dietro l'altro, e quindi chi fa il creativo difficilmente riesce a, forse qualche giornata di pausa riuscirò a ricavarlo, però va bene, non, nel senso che questo è un lavoro che a me piace fare, e avere a che fare con gli artisti è sempre comunque una cosa molto bella, si staccano un po' i piedi dalla che terra, ce n'è, e poi però piano piano bisogna ritornare giù, perché comunque ma gli artisti l'arte ci sono non riusciti. Fa solo sognare, esatto, deve anche far riflettere. No, ma ci sono riusciti a riportare il sogno in terra, è tutto molto ben chiaro. Sì, diciamo che ci sono argomenti diversi all'interno, certo, di queste opere, che quindi vanno dal sociale difficilmente trovi pura estetica e basta, no, quindi c'è sempre un pensiero
dietro ad un'opera che a volte può sembrare difficile o anche a volte troppo semplice, ma fermarsi è importante, cercare di capire, di creare un contatto con l'opera d'arte. E con l'artista. E con l'artista, sì, cercando anche di capire chi è l'artista. È importante. Allora, un buon proseguimento. Grazie. Fino al 31, mi raccomando, ricordatevi a Palazzo Ducale questa bellissima quarta edizione della Biennale. Noi torneremo a trovarti nel tuo prossimo viaggio, nel tuo prossimo progetto. Molto bene, grazie ancora.